essere una frattura. Allora, tampona la ferita con la gamba, d'accordo? Va bene, andiamo. Sì. Tac, e li metti la gamba. Se vi trovate di fronte a un'emorragia, a una perdita importante di sangue, una ferita dove esce tanto sangue importante, cos'è la cosa che dovete fare subito? Oltre a telefonare per primo, tamponare subito la ferita, anche con uno straccio pulito meglio, o anche con la camicia o la maglietta se non avete altro, però la ferita va tamponata perché è importante bloccare subito il flusso di sangue. Poi si creerà la crosta, si coagula e il sangue si blocca da solo. Ma voi finché non arrivano i soccorritori tenete la gamba, d'accordo? Adesso bloccano la gamba con la steccobenda, quella che abbiamo visto prima. Lui gliela alza delicatamente, fa un po' di dolore, Marco. Partiamo. Questi sono i fermacavo che servono per perché col collare la testa non fa più questo movimento, però questo movimento lo può fare ancora, d'accordo? Siccome va bloccata benissimo si mette anche il fermacavo ai lati. Quindi eventualmente bloccare la macchina, caricando la macchina, non dovete mettervi in pericolo voi, però dovete farvi vedere in maniera tale che se c'è l'incidente dopo una curva voi segnalate che c'è l'incidente, se avete una macchina vi trova voi dopo una curva magari viene addosso. Non è ancora finito, adesso si mettono queste cinghie che si chiamano ragno, che servono sempre per bloccarlo, perché è importantissimo non muoverlo. Miro, chissà perché si chiamano ragno dopo, eh? Chissà perché si chiamano ragno, eh? Ragno, eh? Che sembra un ragno, eh? Vedete? Chi ha paura dei ragni? Io. Però questo non dovete avere paura, sono delle cinghie di sicurezza, vi bloccano e vi tengono aderenti alla tavola spinale. Un'altra cosa importante che possiamo fare, che possiamo fare tutti quando siamo di fronte a un incidente o a un malore, è fare il soccorso psicologico, cioè state lì, non è che se c'è la ferita gli dite mamma che ferita che c'hai, perché se lui si agita il sangue esce ancora di più. Hanno quasi finito di sistemarlo. Fatemi anche la telefonata in centrale. Ma non siamo in centrale. Gli abbiamo trovato il tipo là. A questo punto il capo privato, che è Enrico, telefona in centrale, perché noi comunichiamo sempre con la centrale, e gli diciamo cosa abbiamo trovato e che cosa dobbiamo fare. Matteo, stai lì. Ciao, sono la Barbara Villa. Ciao, sono Luciano Sarri. Ciao, sono qua sul bambino in località Pereira, nel comune di Italia, c'è il mondo. Ok, amico di parametri, come sta?
stato sbalzato cosa? È stato proiettato lontano rispetto al venuto cosa? Che altrimenti dalla moto, l'abbiamo trovato qua, altrimenti dalla moto ho presente una ferita alla gamba. E sempre rimasto sveglio e cosciente, sì, si ricorda tutto, sì, sveglio e cosciente. Perfetto. Niente, i parametri sono comunque buoni, abbiamo trovato una ferita sulla gamba sinistra con possibile frattura. C'è una frattura esposta, si vede qualcosa di esposto? No, non c'è niente di esposto, c'è un lieve sanguinamento, una lieve emorragia che abbiamo tamponato. Perfetto, come parametri riesce a darmi qualche dato per favore? Allora, la saturazione è sui 95, abbiamo la pressione come 110 su 70 e la frequenza cardiaca è 95. Perfetto. Niente, l'abbiamo immobilizzato, abbiamo tamponato la ferita, abbiamo messo la stecco benda sulla gamba sinistra e niente, l'abbiamo immobilizzato sulla spinale con collare. Perfetto, allora visto come ha fatto a cadere che mi confermi che non è stato proiettato lontano rispetto alla moto, io ti darei come destinazione un verde San Giovanni Bianco, va bene? Va bene, ti ringrazio. Perfetto, vi ringrazio a te, ciao, buona giornata. Avete sentito, la centrale ha detto, lo portate in verde a San Giovanni Bianco perché ha capito che non, dai parametri che gli ha detto Enrico, da quello che gli ha descritto, che non era abbastanza grave da dover andare ad esempio a Bergamo, dove c'è una shock room, una cosa del genere qua. Ribaltatelo. Lo liberiamo dal collare perché era fastidio, ma adesso vi facciamo vedere se sono stati bravi a legarlo bene. Come si fa la prova se è stato legato bene? Ma tira avanti. Gli ha chiesto, ma Matteo ci sei? Matteo ha risposto, quindi vuol dire che era cosciente.
È meglio che una persona dopo un incidente sia cosciente o incosciente? Cosciente. E se è incosciente vuol dire che c'è qualcosa che non va, giusto? Poi cosa gli ha chiesto? Respira? E come si fa a vedere se una persona respira? Tocchi sul polso. Tocchi? Non sul polso. Il polso serve per vedere se batte il cuore, poi vedremo come si fa per trovarlo bene. Gli ha detto, guarda, se si muove il torace, semplicemente voi guardate, se vedete se era girato, lui era girato la pancia in giù, però andava bene anche al contrario, si controlla se il torace si alza o si abbassa. Nell'indecisione, se guardando non si capisce bene, voi appoggiate una mano sul torace o sulla schiena o sul petto e lo capite subito, se sentite il movimento. Ancora, se in questo caso il casco era un po' difficile, ma dovesse essere una persona senza casco, potete appoggiare la vostra guancia, avvicinarla alla bocca della persona, una mano sul torace, una guancia vicino alla bocca, sentite anche l'aria se esce, capito? E poi glielo comunicate. Ma cosa gli ha chiesto? C'è del sangue? Raimi non aveva visto, c'era un sangue ma non era un'emorragia. Però come vi ho detto durante lo scenario, nel caso dovesse esserci una perdita abbondante di sangue, potete intervenire voi direttamente tamponando la ferita. Potete utilizzare un fazzoletto, uno straccio, meglio pulito. Però ad esempio se siete in montagna, siete da soli con quella persona che si è fatta male e avete solo la vostra canottiera sporca, utilizzate la canottiera sporca, perché è importantissimo tamponare la ferita in quel momento. Ed è importante, una volta che si tampona, non spostarla più, perché cosa fa il sangue che sta uscendo? Cos'è che contiene il sangue? L'ossigeno, ma contiene anche le piastrine. Cosa fanno le piastrine? Fanno la crosta. Quindi nel momento in cui voi andate a tamponare, piano piano il sangue si accumula, le piastrine si accumulano e formano la crosta. Quindi se va tutto va bene, da solo si bloccherà quell'emorragia, se non è troppo importante, d'accordo? Voi tamponate, non guardate più, perché se poi alzate, cosa fate? Staccate quella crosta che si era appena creata magari. Quindi si stava fermando per guardare come sta andando il sangue. No. Una volta che tamponate basta, lasciate la vostra mano lì. Fate proprio una bella compressione, bisogna appoggiare forte. D'accordo? Domanda? Ma se è infezione, non è scusa? Sì, è vero che fa infezione, hai ragione. In una situazione normale sei a casa, ti ferisci, non è grave, bisogna utilizzare disinfettante e cose pulite. Se però, io ho fatto l'esempio, sei vicino alla montagna con una persona che ha un'emorragia, in quel momento la cosa più importante è bloccare il sangue. Ti dirò di più, che se non hai niente, utilizzi la mano e basta, e stai lì con la tua mano finché non arrivano i soccorritori. Se hai un'emorragia arteriosa, bastano pochi minuti per stare male, magari anche morire, d'accordo? Un'emorragia arteriosa è molto grave, in pochi minuti perdete tutto il sangue. Poi cosa è successo? Non ho fatto sempre lo stesso. Comunque la differenza, quando voi ragazzi, quando mi dice quando c'è il sangue arterioso, vuol dire che il sangue arterioso viene fuori dal mento, se è un getto, con uno spruzzo. Non è come quando mi fate una ferita sopra la pelle, che c'è del sangue ma viene fuori piano piano. Il sangue arterioso viene fuori proprio a getto, come se fosse una canna dell'acqua, ok, tanto per intenderci. Dunque per quello che dice lui è importante mettere su casomai anche la mano per fermare il sangue, perché se no veramente in poco tempo fuoriesce tutto il sangue che abbiamo nel nostro corpo, e per quello che è importante, ok? Esatto, è così intervenire se c'è controllo. Poi cosa è successo? E poi sulla base della descrizione ha mandato i soccorritori, ha mandato l'ambulanza, vi ha sentito arrivare la sirena, perché in base alla descrizione ha detto potrebbe essere il codice, noi utilizziamo le sirene, i codici dell'ambulanza sono verde, giallo e rosso, ok? Verde quando non è grave, dobbiamo intervenire ma possiamo andare tranquilli. Giallo quando comincia a esserci un elemento di urgenza, quindi che ci dice è meglio vai tranquillo però con le sirene, così che le macchine ti fanno spazio, ti lasciano andare e non trovi traffico. Rosso invece è la massima urgenza, si interviene, bisogna essere rapidissimi e vuol dire che è una cosa grave. In questo caso lui ha mandato sulla base della descrizione l'ambulanza col codice giallo perché è arrivata con le sirene. Quando poi sono andati a San Giovanni Bianco con che codice era? Verde, perché loro sono intervenuti.
hanno dato una descrizione di quello che hanno visto, hanno raccolto i parametri.